na pures, și stane galbără, ci stane galb, ci sta lac, ci se sta lac, ci sta nu jum, ci se sta nu jum, ci sta nu ma, ci se sta nu ma, ci sta nu jer, a ci se sta nu jer, a vit, simtutuna, simtutuna. Cosa facciamo ad Agropoli in una splendida giornata di fine maggio? Siamo qua per festeggiare, in un certo senso, siamo qua per festeggiare per l'ennesima volta la bandiera blu assegnata al comune di Agropoli, e lo facciamo in una maniera, diciamo, particolare. Lo facciamo insieme a Maurizio Rucco del ristorante, della pizzeria Il Galeone. Perché? Perché la bandiera blu viene assegnata innanzitutto su parametri che riguardano l'ambiente, ma poi anche sull'accoglienza e, perché no, anche sul mangiare bene. Ora, chiedo a te, Maurizio, innanzitutto, vi inorgoglisce questo fatto di essere stati insigniti di nuovo con la bandiera blu? Certo, questo Agropoli, l'insieme degli imprenditori agropolesi, cerca sempre l'eccellenza anche in ambito enogastronomico. Noi nel nostro piccolo, con la nostra pizzeria, cerchiamo di offrire un servizio importante per i turisti, dare qualità e per esempio offrendo dei servizi particolari, quel servizio sull'imbarcazione. La nostra ricerca con la nostra pizzeria è quella di avere una pizza con i prodotti locali, quindi cerchiamo di valorizzare l'eccellenza del territorio. Abbiamo delle pizze, per esempio, con un presidio slow food, il cacio ricotta del Cilento. Cerchiamo di esaltare anche il nostro prodotto forse più importante, che è la mozzarella di bufala. Quindi per le nostre pizze utilizziamo un prodotto, una mozzarella di bufala locale, in modo che esalti la qualità della pizza in se stessa. Inoltre cerchiamo anche di offrire dei prodotti a chilometro zero, quindi cerchiamo delle verdure, stesso dei produttori locali. Cerchiamo di tenere una filiera corta delle nostre materie prime per cercare quindi di dare un'eccellenza anche in questo. Non solo un'eccellenza, ma poi anche di far muovere l'economia del posto, chiaramente non solo prendere dai turisti, ma poi anche far ricadere sul territorio ciò che si guadagna, in un certo senso. Certamente, questo è importante anche in ottica dello sviluppo del territorio locale. Molto è stato fatto anche dal punto di vista ambientale, e quindi anche noi cerchiamo nel nostro piccolo proprio di esaltare ciò. In particolare la nostra pizzeria segue proprio il discorso della qualità, focalizzandoci soprattutto, per esempio, su una determinata qualità di impasto. Cerchiamo di utilizziamo delle tecniche di impasto a lunga lievitazione proprio per rendere il prodotto eccellente anche dal punto di vista della lievitazione. Quindi siamo attenti su tutti questi aspetti. Maurizio, allora siamo nel tuo regno, esatto. Ecco, ora cosa sta preparando? Stiamo preparando una margherita doc, quindi c'è una margherita con mozzarella di bufala locale che esalta i sapori della pizza. Da notare che l'impasto, questo è un impasto a 48 ore, quindi ha più fasi di lievitazione, in modo da avere un'altissima digeribilità. Quindi noi puntiamo proprio essenzialmente su questo: prodotti di prima qualità e impasto ad alta digeribilità, in modo che chiunque venga, anche chi ha difficoltà di digestione, può mangiare tranquillamente questa pizza e sentirsi leggero dopo averla mangiata. Ecco, Maurizio, scusami, volevo farti una domanda, perché sentivo prima un ragionamento che mi incuriosiva. Tu hai detto di utilizzare soprattutto prodotti locali, no? Soprattutto a chilometro zero, però abbiamo sentito che poi vai anche ad accertarti su come vengono coltivati.
Certamente, in questo caso noi verifichiamo proprio in zona, presso i produttori, i metodi di coltivazione di questi prodotti, proprio per avere la certezza anche personale di come vengano preparati e coltivati. E quindi questo ci rende ancora più soddisfatti dei nostri prodotti, proprio perché riusciamo a seguire l'intera filiera. Perciò cerchiamo dei prodotti a chilometro zero, per essere vicini e per accertarci di ciò. Ecco, quindi diciamo che la qualità poi alla fine, la qualità, parliamoci chiaro, la qualità vince, nel senso quando si assaggia, si prova una pizza fatta con una pizza o qualunque altra cosa fatta con prodotti di qualità, il cliente se ne accorge, e questa è la sensazione che hai anche tu. Certamente, in questo caso non si può imbrogliare, cioè nel momento in cui si mangia una buona pizza si riconosce che è una buona pizza. Se i prodotti all'interno, perché una buona pizza è fatta di buoni prodotti. Diciamo che la mano del pizzaiolo aiuta fino a un certo punto, ma poi è la qualità dell'impasto e la qualità dei prodotti a rendere la pizza speciale. Noi una margherita doc, nel momento in cui il sugo non è al 100% italiano, o la mozzarella di bufala non è vera bufala, ma di caseifici particolari, perché noi utilizziamo mozzarella di bufala da sala, cioè quella del primo giorno, perché molte pizzerie utilizzano la resa. Questo è da particolare. Noi usiamo mozzarella di bufala del primo giorno, quindi da sala, e in questo caso si sente la differenza, si sente il sapore vero della mozzarella di bufala in bocca. E allora vai con la margherita doc. Maurizio, davanti a questo band in Dio, lasciacelo dire, noi salutiamo i nostri telespettatori, li vogliamo invitare a venire ad Agropoli innanzitutto per gustarsi questo bellissimo paesaggio, questa bellissima natura, ricordiamolo, premiata la cittadina di Agropoli con la bandiera blu, come altre 13 località del Salernitano, di cui mi pare 12 solo nel Cilento, 12 o 13 solo nel Cilento, e chiaramente venendo ad Agropoli bisogna pur mangiare, venite al Galeone, perché questo è quello che vi aspetta. Un saluto da parte tua. Saluto a tutti i telespettatori e li invito a mangiare una pizza di qualità qui sul porto di Agropoli, ad Agropoli. Al ristorante, alla pizzeria Il Galeone. This is the way that we love, like it's forever, then live the rest of our life, but not together. Sindaco Alfieri, siamo ad Agropoli, una bella giornata di maggio per festeggiare una cosa importante, ancora una volta il comune insignito della bandiera blu. E, diciamo, è un orgoglio per voi, un orgoglio per la provincia di Salerno. Sì, un orgoglio, una conferma ovviamente. Possiamo dire il risultato di un incessante lavoro progressivo di ogni anno, un percorso virtuoso che abbiamo iniziato da tempo e che viene confermato con il riconoscimento della bandiera blu, che ovviamente non significa nulla per certi aspetti, soltanto si eleva un vessillo che va a determinare dal punto di vista della comunicazione una qualità che poi ci deve essere davvero, ma su questo noi siamo impegnati tutti i giorni a mantenere una città efficiente, pulita, sicura e soprattutto accogliente, prima per i cittadini e poi ovviamente per i turisti. Ecco, non si può avere una visione, affinché il turismo frutti davvero, non si può avere una visione solamente localistica, chiaramente. Ci sarebbe bisogno di una visione un po' più sistemica da parte di tutta la regione Campania e anche da parte della provincia, dei comuni della provincia di Salerno. Ecco, cosa manca per avere un'azione comune affinché veramente questa provincia possa diventare la provincia del turismo? Visto che non ci sono più fabbriche, quantomeno investiamo sul turismo.
Ma il problema del turismo è un problema tutto italiano, nel senso noi avevamo più visitatori in Italia quando vi erano 100 milioni di persone che viaggiavano nel mondo negli anni 60, oggi che c'è 1 miliardo di persone siamo con una percentuale più bassa. Ed è inutile ribadire che siamo il paese più bello, i 2/3 del patrimonio dei beni culturali, e qui il mare, insomma il paesaggio, queste sono cose che ormai sono... insomma gli ingredienti che noi conosciamo. Il problema è la ricetta, il problema è soprattutto metterli insieme e fare un prodotto di qualità. Quindi ci vorrebbe innanzitutto un rilancio del turismo come Italia, proprio dalle Alpi fino alla Sicilia. E poi ovviamente in questo discorso, che è un po' più difficile, che va ad incidere nella determinazione, nella politica del governo nazionale, il territorio, i territori possono fare la loro parte. C'è una grande difficoltà, però c'è molto, insomma, scetticismo e molte volte molto egoismo da parte delle classi dirigenti locali a mettersi insieme. Nessuno vuole perdere un pizzico di visibilità, non si è capito che si sta facendo il male del territorio. Per quanto ci riguarda, noi continuiamo a lavorare, a tentare sul territorio una coesione che purtroppo è molto difficile da realizzare. Per quanto però riguarda la città di Agropoli, noi abbiamo, ovviamente si parla di bandiera blu, che è il grande attrattore dell'estate, il mare, ma noi ormai siamo avviati in un turismo che è a 360 gradi, utilizzando la leva dello sport, poi ovviamente la cultura, i beni culturali, l'acquisizione del castello, della fornace, l'apertura del museo, il porto, quindi c'è tutta una situazione positiva e virtuosa che abbiamo messo in atto e che sta dando i suoi frutti. Un turismo scolastico sempre più che sceglie Agropoli come località. Chiaramente sempre uno sguardo rivolto all'ecologia, perché nulla si può fare se poi si deturpa il patrimonio che Madre Natura, insomma, ci ha messo a disposizione. Ma certamente noi siamo da sempre difensori dell'ambiente, della natura, tant'è che stiamo per acquisire al patrimonio comunale tutta l'area di Trentova, 75 ettari, domenica scorsa l'inaugurazione di un centro escursioni a visite, cioè proprio una struttura che rende possibile la fruizione del territorio in maniera sostenibile, legata allo sport, al tempo libero, al trekking e una serie di attività sportive all'aria aperta. Quindi una città aperta davvero a tutte le leve, gli interessi e le attenzioni che può avere chi deve passare da una giornata, una settimana, 15 giorni in una località gradevole e piacevole. Agropoli ha tutti i requisiti. Io voglio citare un dato: in un momento di grande crisi, un periodo così buio per l'economia, ad Agropoli negli ultimi 5 anni si sono aperte 108 nuove attività recettive, quindi un numero enorme che ha portato da 800 a 2000 posti letto la recettività della nostra città. Sono notizie positive, ovviamente noi vorremmo tanto che funzionasse l'Italia meglio, la regione, la provincia, perché a volte ci illudiamo che stiamo realizzando una suite però su una nave che affonda. È un pensiero che mi pervade alcune volte, ma per fortuna poche volte, se no davvero si perderebbe anche quell'entusiasmo e quello slancio che deve avere un amministratore locale per portare avanti una città. Ecco, noi ringraziamo il sindaco Alfieri, gli facciamo i complimenti per la bandiera blu, per il suo lavoro fatto qui in questa splendida cittadina. If anything should happen, I guess I wish you well.